Salve fanciulli, questa sera canalizzazione, una canalizzazione d'amore. Potrà essere il pensiero di lei verso di lui o di lui verso di lei, viceversa. E vediamo le nostre carte cosa ci diranno e ripeto, non ci diamo limiti di carte, lasciamo semplicemente che il discorso a un certo punto si interrompa. Ora io però voglio permettervi di vederle queste carte, quindi spostiamo un po' il nostro Giovin Signore qui e lo mettiamo a fianco alla sua bella. Anzi, sovrapponiamo in questo modo, ok, in modo che le carte non cadano. E vediamo qui cosa ci vuole dire questa canalizzazione. L'incipit sarà amore mio, è una canalizzazione d'amore, quindi amore mio, quanti guai e pensieri. Sapessi cosa sto cercando di realizzare, ho un grande progetto, però la mia vita è un po' complicata, tu lo sai. A parte le incombenze delle mie giornate, il dover dare retta a tutti, il mio lavoro che mi trattiene nel luogo in cui mi trovo, casa, la famiglia. Ma io voglio cambiare. Per il futuro c'è un rinnovamento, ma ho bisogno di denaro, o meglio, credito. Devo innanzitutto credere e darmi credito, quindi devo comunque motivarmi. E in questo momento non è semplicissimo perché sono un po' giù di morale, ma poi sto proprio contando tutte le monetine. Cioè, io è come se avessi a livello proprio di sogno dentro di me immaginato un grande salvadanaio. Lì ci sono i miei tesori e lì ci sei tu accanto a questo salvadanaio, il tuo valore. Io sto mettendo assieme tutte le monetine, le sto cercando ovunque, in tutte le tasche, non so più dove trovarle, perché io so che nel momento in cui quel salvadanaio sarà colmo, pieno, avrò pagato anche tutto quello che devo agli altri, e allora finalmente potrò muovermi. In questo momento io ti immagino, ti sogno, ti penso e mi manchi, eppure non riesco a trovare la maniera di partire, dovrei lasciarmi tutto alle spalle, anche perché non sono felice e non sono assolutamente una bella persona. Lo dico esteticamente, mi sto trascurando. Sono apatico, annoiato, ingrigito, le cose che ho intorno non mi piacciono. E immagino te che sei lì nella tua quotidianità, che probabilmente ce l'hai con me, tu stai andando avanti, sei una vera e propria forza della natura, ti vedo sempre più bello, sempre più bella. E a volte immagino che anche gli altri ti guardino e tentino di raggiungerti. E beh, lo farei anche io, lo posso capire. Poi non so se a volte mi provochi per dispetto, se lo fai per vanità o per presa di posizione anche la tua, orgoglio, ti metti lì in bella vista. Non vuoi sparire dal mio orizzonte, assolutamente. Però credo che tu lo faccia o che l'intenzione principale sia quella di farmi un po' rodere il fegato. Perché tu sai che non mi posso muovere, non mi giustifichi per questo, però allo stesso tempo mi provochi, perché sai anche che sono una persona gelosa, o per le cose che amo nutro una volontà di possesso, e non potendo averti, e non potendo comprarti, chissà, forse è questo un aspetto psicologico, mi diresti tu, del mio immaginarti lì al fianco di un grande salvadanaio, forse io tento di comprarti e come faccio? Hai un costo che al momento è un prezzo che non riesco ad eguagliare in nessun modo. Mi piacerebbe poterti contattare, mi piacerebbe recuperare la tranquillità di quelle situazioni del passato in cui ci si poteva comunque incontrare e frequentare, cosa che ultimamente non è stata possibile. Il problema è che questo ultimamente è un ultimamente di molti mesi, per alcuni anche anni sarà. Però voglio cercare di raggiungerti e vorrei darti buone notizie, vorrei che tu semplicemente ti rassicurassi, con la speranza che questa cosa ti faccia piacere, che il mio desiderio, le mie intenzioni, il mio sogno è tornare a quel passato in cui io ho vissuto bene, sono stato bene, mi sentivo sereno. In quel passato e ricordando quel passato, anche il mio aspetto esteriore, la mia postura, il mio sguardo, la fisionomica, le mie espressioni completamente differenti da quelle dell'oggi. Oggi mi sento un barbone. Non riesco, non mi guardo, non mi piaccio, non che mi sia mai piaciuto più di tanto, ma sento che la situazione è peggiorata. Vorrei poter riavvolgere il nastro.
E se dipendesse da me partirei veramente subito, ma non riuscirei a raggiungerti. Lo so che il viaggio si interromperebbe prima. Si interromperebbe perché non ho la libertà né di muovermi né di mollare quello che sto facendo. Quindi non è tempo adatto, non è il momento adatto. Quella passione che mi spingerebbe ad un colpo di testa e a dare di matto si placherebbe spegnendosi. Quel fuoco non si dimostrerebbe, non sarebbe, non risulterebbe sufficiente a permettermi di raggiungere la meta, assolutamente. Più che altro finirebbe con l'indebolire me. Però il mio desiderio è proprio questo, di raggiungerti, di avvicinarmi e di starti accanto. O vorrei che tu non mi dessi le spalle, o se proprio mi devi dare le spalle a questo punto, meglio l'atteggiamento superbo di questo pavone. Io ho paura che il mio tornare, se dovesse accadere troppo tardi, possa trovare dinanzi a sé un muro, che sia la tua schiena, la tua indifferenza, il tuo silenzio. Quello che io provo per te nell'oggi è desiderio di costruire finalmente qualcosa di stabile, proprio quotidianità a casa, io, te e le rose, io, te e la nostra intimità, io, te e tutti fuori. Amore e consolazione, perché? Perché sono sconsolato, perché sono triste e non ci sono consolazioni fittizie che mi possano convincere. E a volte mi domando chissà cos'è che lei pensa di me e credo che tu sia lì, a modo tuo, anche tu a cercare la tua consolazione, come anche a me servirebbe, ma so che a differenza della mia persona, tu hai investito nel tuo futuro e ti ritrovi comunque libera, magari sola, magari solo. Io magari sono circondato da altre persone, non sono schiavo. Tu in fondo sei libera, forse stai pensando anche a un uomo, una donna, un amore. Hai comunque già riportato grandi risultati e tu hai proprio quelle monete che mancano a me. E guarda che cosa buffa. Da un lato, a volte penso, chissà se anche lei da un'altra parte, in un altro luogo lontano nel mondo, sta sperando come me che qualcosa finalmente inizi a cambiare questo stato di cose e permetta questo nostro ricongiungimento. Chissà se anche lei sta investendo in questo futuro e se mi aspetta, o se spera che io stia facendo questo ragionamento verso di lei, ma poi mi dico: no, vedrai che tu pensi a lei come lei pensa un altro, la vita va sempre così. Chi ha i denti non ha il pane e chi ha il pane non ha i denti. Caro amore mio, io non sto bene, e lo dico a me stesso, non lo dico a te, però nel pensarti condivido questi pensieri perché mi sento anche solo. Se non parlassi a qualcuno impazzirei. Sto parlando in fondo ad un fantasma perché tu non sei qui e non mi stai ad ascoltare. A volte mi chiedo, chissà, se lei oggi nel presente mi vedesse così come mi sono ridotto, chissà che reazione avrebbe. Le dispiacerebbe, mi aiuterebbe a riprendermi, mi consolerebbe, mi darebbe l'ultimo addio, rinuncerebbe a me, chissà. E allo stesso tempo prego che tu possa essere indulgente, e che tu possa manifestare nuovamente quella attenzione che avevi, quella protezione che nel passato mi hai mostrato e dimostrato tante volte. Anche perché quello che io desidero più di ogni altra cosa è che semplicemente per una volta la ruota giri nel verso giusto. Fortuna si ha il diritto e così si è data. Successo e trionfo. Io lo so che nell'oggi non ho nessuna base sulla quale fondare questa certezza, che è la peggiore delle sofferenze perché non è realizzata e vivendo in me come una certezza è un macigno. Ma io spero solo, ed è la cosa che più di tutte desidero in questo momento, la fortuna di riuscire ad essere l'uomo al tuo fianco per costruire qualcosa di nostro, di intimo, di appartato, di privato, che doni ad entrambi casa nostra, una stanza, notizia sorprendente, c'è un posto che aspetta. Mi verrebbe da dirvi una cosa, in questa canalizzazione dove l'uomo o la donna parla all'altro e teme che l'altro non stia pensando a lui,
Ecco, la notizia sorprendente è che l'altra persona sta pensando le sue stesse identiche cose. Non solo sta pensando le sue stesse identiche cose, ma con un'energia completamente differente. E è convinta che ce la farà, lui, perché lei già ce l'ha fatta. Comunque quest'altro individuo lo sta aspettando, quindi al 50% questa situazione è già in essere. C'è già casa e c'è già il posto pronto. C'è il tavolinetto all'angolo con la frutta, l'amaro, il caffè e tempo, tempo, tempo da passare assieme. Magari tutto il tempo che resta, ma tutto. Ed è una notizia sorprendente ed è anche un capovolgimento improvviso di fronte. Verrà fuori qualcosa di importante da questa situazione qui. E peccato è che noi non si possa dare l'informazione ad entrambe le parti. Però cercate di capire chi siete voi, perché se voi siete la persona convinta che ha già preparato il nido, casa e tutto il resto, lui o lei sta pensando a voi, non ad altre. Però è una condizione un po' difficile. Se invece siete la persona che si sta lamentando e si sta buttando giù, fatevi la barba, fatevi i capelli, vestitevi bene, contattate, o usate una scusa qualsiasi. L'altra persona non vi ha dimenticato e non è assolutamente altera quel comportamento un po' sulle sue. Lo mantiene per tutti gli altri. Magari è orgogliosa, perché si parla di orgoglio. Questo sì. Fatemi sapere. Una stesura un po' particolare. Bella però. Un grande bacio.